Ciao ragazzi, io sono Red e in questo pillole parliamo di maschere tattiche. Non una maschera tattica qualunque, ma bensì la maschera tattica Univet, che si va a sposare perfettamente con il mascherone tattico. Perché molti di voi giustamente ci hanno chiesto nel video del mascherone tattico se non ci fosse una versione senza quel verdino che alcuni poteva dare fastidio. Ecco perché abbiamo ordinato apposta per voi la versione completamente nera. Questa è veramente badass, ragazzi, è veramente molto figa. A questa maschera si va ovviamente ad aggiungere il paradenti Univet, ovvero questo bellissimo affare di cui parleremo subito dopo la sigla. Per chi di voi si fosse perso i video sulla Univet Week, dove parliamo nello specifico di tutte le caratteristiche che hanno questi prodotti, vi consiglio di andarli a recuperare, vi appariranno in schedina qua sopra. Nel mentre io vi spiego brevemente qual è la peculiarità di questa maschera. Fine, la potete indossare con gli occhiali e si appanna veramente pochissimo, se non per niente, grazie a tutti dei trattamenti che vi spiego nell'altro video. Onde evitare di star qui a spiegare a tutti gli altri che l'hanno già visto delle cose che hanno già sentito, e noi passiamo invece alla ciccia del video, ovvero il paradenti della Univet. Questo paradenti ovviamente si va a incastrare perfettamente con questa maschera, quindi sono appunto combinabili ed è perfetto perché ci permette di giocare con comodità e soprattutto con un paradenti che, oltre ad avere una pratica scanalatura che si può aprire per far sì che l'anidride carbonica esca e il nostro fiato non si ingabili, vada quindi a cuocerci la faccia a lungo andare, permette anche di essere accoppiata con questo incredibile mascherone che, oltre ad essere fighissimo in questo nero iper ultra cazzimma, ma soprattutto che non si appanna mai. Vi faccio vedere velocemente come si vanno a combinare le due cose. Sul paradenti troviamo questo dentino, quest'angolo qui, mentre sulla maschera troviamo questo incastro giusto di fianco dove partono gli elastici. Ci basta andare a inserire quel dentino che abbiamo sul paradenti lì e andarlo a incastrare portandolo in alto in questo modo. Facciamo ovviamente la stessa cosa anche dall'altra parte, quindi andiamo a incastrare e bloccare la cosa e questo è il prodotto finale. Una maschera tattica completamente anti-appannamento che potete indossare sopra i vostri occhiali da vista. La vado anche a provare. Ragazzi, vi dirò, io ho un grandissimo... Forse me la tolgo però mentre vi devo parlare. Sarò onesto con voi, sono alla ricerca di una maschera paradenti che non mi dia problemi di appannamento da tanto tempo. Ho provato a farmi occhiali su misura con filtro anti-appannamento, ho provato a utilizzare determinate maschere con dei buchi che permettono appunto l'anidride carbonica di uscire, ma non è mai andata proprio bene questa ricerca. Grazie però a questo prodotto ho trovato la soluzione definitiva, grazie infatti all'effetto da maschera da sub che avevo già fatto vedere, che vi va appunto ad abbracciare tutto il viso, evita che la maschera si appanni con la stessa facilità delle altre, infatti si appanna praticamente zero anche quando c'è molto caldo, anche quando sudate, poi ovviamente ogni persona è diversa, e con la maschera direttamente attaccata potete scordarvi la rottura di scatole, di regolarvi il mascherone sugli occhi, regolarvi la maschera tattica, che sono altre stringhe che vi vanno intorno alla testa, mettervi l'auricolare, tirarvi su la sciarpa, magari è molto incasinato. Così con un semplice elastico avete tutto in uno e non dovete neanche cavarvi gli occhiali. Tra l'altro la versione nera è veramente molto figa. La maschera, questa qui, potete poi andarla a modificare come preferite, se la volete corollare con la bomboletta per esempio, se gli volete andare ad attaccare degli sticker o altro, magari giocate a speed soft e quindi vi piace rendervi un pochino zelanti, appunto è un'ottima idea. E soprattutto grazie a questo sistema che permette appunto di rialzare questa parte in mezzo, esce ancora più aria, anidride carbonica dalla vostra bocca e non si blocca tutto lì, non vi cuoce la faccia dopo che giocate per alcune ore. Bene, questo è tutto quello che volevo dirvi su questa maschera. Se siete interessati a saperne di più, trovate un link in descrizione che vi porta direttamente sul sito del Monopoly, il negozio che mi permette di fare queste incredibili recensioni. In descrizione trovate anche il mio link di Instagram e del negozio. Veniteci a seguire entrambi perché pubblichiamo una marea di contenuto. Qui da Red è effettivamente tutto e stay hungry.